rotture i coglioni perché non c'è un cazzo. Faranno un'ora di remake di New Vegas. Voilà, cosa 76. Ma secondo me no, New Vegas no, se fanno il remake di Fallout 3, comunque sia, dovrebbero annunciare Elder Scrolls nuovo a sto punto, ma solo cose belle, capito? Per me è tutta quella roba, onestamente. Lo so, con tutti i milioni di copie che hanno venduto con Skyrim, comunque è una roba importante. Quindi state attenti a quello che dite. Ciao amici! Ciao. Sono online, io al solito all'inizio farò un po' di rumorini, pipirini. Non è partita, è partita diretta, sì? No, sta ancora... Okay. Delle tre, della Microsoft, no, la nostra, sì. Speriamo, speriamo in maggiore soddisfazione rispetto a ieri, però, La nostra miglior soddisfazione è la loro forza. Sì, la loro forza, sì. Oddio, come sento l'audio? Ho con le cuffie, col telefono. Non mi dite che so io, Twitch. Ma perché c'è pure su Twitch? Sì, certo. Twitch, Xbox, che è Mix. Cerchiamo di essere un po' più Xbox più Wire. Ah, è il filo del cazzo. Hai visto anche te che c'era super cazzo gigante? Sì. Ah, è pieno, allora è pieno di immagini di Randini, se c'è caso, proprio con le trecce. Ma dove? Sulla cazzo di Twitch. A un certo punto è venuto fuori un cazzo gigante in alto. E non c'era Soros. Ma quelli sono dei classici, si fanno pure le sbatte. Ci stanno quelli che fanno Despacito. Despacito 2, sì. I'm gay. Pure ieri era pieno di David ogni volta che parlavo. Ma mi spieghi la mossa di mandare Perry e Oscar Engel? Ciao Conrad. La mossa di mandare Umberto e Perry a un'altra fiera? Come si permette? Vabbè, Umberto? Ma guarda che stanno pure alle tre, quello... è sempre a Los Angeles. Ma o quello o l'esilio era la scelta. Cioè, non ho capito che cazzo stai a dire. Computex c'è stato, perché... Ah, non è contemporaneo, pensavo che andasse ora. Ciao, Doc. No, ma stanno alle tre Umberto e Marco. È finito sabato, è finito ieri, calcola. Ma sono stati due giorni, poi sono andati a Los Angeles. A Taipei. Anche perché c'è Umberto che parla coreano, quindi... È uno dei pochi. Davvero? Sì, lui ha studiato coreano, è stato pure anni in Corea del Sud. No. È stato con una coreana. Che ne so, perché stavo con una coreana. No, è un giapponese, non mi ricordo. Le coreane con i piedini a triangolo. Le coreane sono le migliori. Subito prima delle russe. Bella. Eccolo. Ehi. Ciao ragazzi, come va? Ciao Mattia. Ciao Mattia. Bene. Mattia, ragazzi, messo con noi stasera Mattia Traverso. Mattia, hai attivato il Traverso segnale, che stasera ti suonerà. Come mai? Io sono pronto per tutto. No, ma ieri ce l'abbiamo presa con i ciccioni, con le donne. Ciccioni. Che parlano di calcio. Ma se parla qualcuno parla di calcio. Ragazzi, sta iniziando. Dove lo state guardando? Twitch TV/Xbox. 8.
Sentitevi un secondo, ciao Mattia. 30. Ciao caro. Parte Capodanno Nerd. Capodanno Nerd. Ah, Caponerd. Caponerd. Ciao. Nerd. Ciao. Bravi. Ciao Alex. Ciao ragazzi, ciao a tutti. The Xbox E3 2018. Saltate, jump around. Beh, comunque hanno speso più soldi Microsoft rispetto a... Attenzione, Skillbound, eccolo. No, è Jurassic Park. Questa è la scena iniziale di Monkey Island 2, però remix. Pensa che lo ricordi. Lo ricordo. Che occhio Bruno, eh? Ormai Bruno riconosce proprio a pelle. Invece che Orso Bruno, lui è Occhio Bruno. Se fosse... qui c'è scritto stronzo chi legge e Halo, ragazzi. No, ragazzi. È ancora più grosso di Halo. Ragazzi, è Death Stranding. Ve lo dico io adesso. In esclusiva. Esclusiva Microsoft. Che cos'è? C'è Jurassic Park? Adesso c'è Del Toro vestito da feto, anzi da rinoceronte come sventura. C'è Del Toro che... i commenti hanno scritto Halo Primal. Sì, ma la roba è di Halo, però. Sai che bello se ci sono i rinoceronti che guidano l'astronave? Sai che bello se magari c'è un ritorno con le belle da terra che è stato devastato. Quindi hanno dei fucili. Prequel di Halo, ragazzi. Ci vorrebbe. Ma che prequel? Ci vorrebbe un bel Halo o mobile. Allora, boh. Vabbè, che Halo 6 l'avevo detto per prima. Ragazzi, questa è una donna, non è Master Chief. È Master Chief. Questo è lo scenario del primo Halo, ragazzi. Lo so io che mi fa cagare. Sì, sì. Capodanno. Halo Infinity, dai, quello multiplayer. No, allora, è un Battle Royale, raga. Finalmente. Finalmente. Se ne sentiva bisogno di un Battle Royale. Sì. Io sto aspettando per il Battle Royale di Powered by Sleep Space. Mamma mia, famosissimo Sleep Space Engine. Si è messa anche il tuo SD. Si è messa la SD. 3-4-3. Buono, è lo stile americano. Tutto. Oh, comunque, già rispetto ad EA è tutta un'altra cosa sta conferenza. Ecco, proprio lui. Voleva anche poco, L'uomo storto. Dispenso. Guardate che braccio, guardate, tutti gli anni. Congratulazioni. Ragazzi, arriviamo in America e cosa ci abbiamo? La giacca di un pigiama finto denim. Guarda come muove le dita, è proprio sembra veramente un pupazzo ignobile, guarda. Ma secondo me è talmente ricco che le camicie se le fa su misura, cioè so per... Guarda come grazie, come fai? Guarda come tiene le braccia. Ma... il problema è che non è una camicia, Simo. Non si sa di che è una maglietta stampata. Il suo petto. Ma lui c'è il suo petto. Ragazzi, secondo me body painting, esatto, body painting, i bottoni sono dei piercing. Comunque affillatissimo, è il nano più palestrato. Dico in chat che è ingrassato. Ingrassato, non è fatto palestra. Allora, secondo me ha fatto balestra invece. Renato Balestra. Che ha detto che stanno tutti lì a... Vabbè, ha parlato di Xbox Fest, è quello che fanno le cose. Cos'è? Fanfest. Se stesso, secondo me. Ci dispiace, Mattia, non sei invitato tu alla Fanfest. Quest'anno no. Abbiamo già fatto le squadre, Mattia. Ma scherzi, io ho fatto un sogno. Ho fatto un sogno che tornava Kinect. Perciò, attenti. Grazie, ma è rimasto... per far ammazzare le nostre conversazioni più profonde a proposito della storia.
It reaches across. Ma che è un MMO? Mi sa che Halo Infinite è tipo un una merda. Quanta cazzo di gente. And what unifies us is our shared. Manco fosse il tuo. Manco fosse il Game Room. Legendary Bruno, con la potenza del cloud puoi moltiplicare la gente in sala. Infatti sembrano tutti fatti a computer, sono tutti uguali. Iconic world. Ma se più che altro compilare la dentro di noi. Tutti quei computer lì dietro cosa fanno? Gioca la gente poi a un certo punto. As gamers, we are at a momentous time. C'è il momento sarà giorno. Rientro no, non può essere che sentite da me perché non c'è volume. No, no, è impossibile che si sente che sgranati in mezzo a casa. Manca il trapano elettrico, poi abbiamo... Gogol, ti sei perso Halo Infinite. Ciao, Luciano. Ragazzi, se ci avete Prime, fatevi Twitch Prime con Free Playing. Per sì, Xbox che gli serve. Dobbiamo Halo Infinite, ce lo giochiamo. Per voi, solo per voi. Lo gioca Mirko. Sì, vai, io non ce 50 giochi, raga. Tutti in uno, 50 giochi in uno. Esatto. È la Madonna di 50 giochi. C'è il disco grande. Allora, ragazzi, questi si presentano 50 giochi, però di altri 18 esclusive. Tranquilli che li cancellano tutti l'anno prossimo. E abbiamo sono 50 giochi, però dentro ci sta pure FIFA, Madden, Golf, eccetera, eccetera. E 8 sono le skin di Contra. Ma comunque exclusive. Comunque mostreranno Cyberpunk. Anche Superman potrebbero mostrare, insomma. Ori? Ah, ok, Ori 2. Ma che è sto ragno a te? Io già lo so che c'è qualcuno in quel della Liguria che sta emozionatissimo adesso, lo abbraccio. Ma infatti il protagonista di Ori è della Liguria. Perché ha il braccino corto? Di Savona. Ma che carino col gufetto. Il gufetto vince sempre. Da Kant, citazione. Ma che è diventato cooperativo? No. Sì. Ormai si gioca cooperativo perché Fares ha fatto esatto. Ragazzi, bellissimo la Way Out, non dire che li vedo. Ah no, non è. Comunque è bello questo, dai. A Way Out? Ragazzi, Ori. Ma Ori che gli volete dire, scusate. Poi ben venga che torna le cooperative, che torna in platform, vive. Le cooperative. In platform, we miss you. Guys, we miss you. Vieni, vabbè. Marcello. Carino, dai. Ah, dall'altro, capito, dall'altro di com'era lì, non so scuola come si chiama, Fru. carino, sì. Per favore. Chat si lamentano del tuo audio. Cioè... Ah, troppo alto? No, ti hanno scritto proprio un cazzo in culo stupramino del tuo audio. Ma poi mi sentite male? Sempre l'affetto. Si sente un po' bene. Alto, ma magari ha alzato il volume quando ci c'ha però di che ma lascia stare, questo così? È... No, lascia stare, non cambia niente, che andare bene meglio qui. Devi fare finta, devi fare niente e fare così. Esatto, ma mi sentite bene voi? Io sentivo male perché ho messo le cuffie al contrario anche. Bravo, vuoi il piacere vuoi, di stuprare vocalmente vuoi, i nostri non ascoltatori? Vuoi. No, ma non darei. Ma infatti l'obiettivo era quello. Cioè, World Premiere. Bruno, hanno ragione. So che. Questo è Devil May Cry 5. Sente male, così. Sente peggio, non vede bene, gli si ferma il video, tutto lui ce l'ha. Ma più che altro qua si stanno lamentando che. Oddio, secondo me questo è il gioco di From Software. Non sta capendo niente della chat. Potrebbe. Sì, che c'è sta roba interessante. Regà, questo è di From Software. Ne ho due. From Software. No, ragazzi, Onimusha. Onimusha. Onimusha, the new order. Questo ammazza, si è scarnificato il braccio a From Software. Che avevo detto? Cioè, addirittura addirittura Microsoft ha convinto From Software a dargli il gioco per la conferenza. Guarda che è una cosa importante.
considerando che gli ha fatto l'esclusiva su PlayStation 4. Tenchu veramente, ragazzi. L'avevo detto prima io, ragazzi. Ma scusa, che Tenchu l'ha fatto From? Questa può essere, se rimane esclusiva, Tenchu. No, è World Premiere, quindi è multipiattaforma. Ah, vabbè, questo uscirà solo. Ah, quindi è multipiattaforma, tutta sta storia è multipiattaforma. No, è... Ma che figata. È Xbox, sì, è Tenchu proprio. Ragazzi, è che... tu l'hai mai giocato a Tenchu? Sì, che significa? È uguale. E pure ieri adesso. Quando ci scommettiamo? Dai, forza. 10-1. Ma no, 5 euro. Dai, vai, se combatte troppo per Tenchu. Ho detto 5 euro, bro. Guarda, Tenchu Infinite. Saranno questa partita di tutti i giochi di oppure Tenchu Alpha. Aspettiamo Dark... che Super Mario Infinite domani. Dark Tenchu. Ah, bel dermone, ragazzi. Fallout Infinite. Era il simbolo di Tenchu, proprio il logo era il 1010. Ma combattono troppo, Tenchu era uno stealth. Che combattono? Vabbè, ma ormai siamo nel 2018, che altro ti frega? Ma no, Simone, a te sembra che combattano, ma ognuno sta per cazzi suoi e non vede l'altro. Sekiro Shadow. Vabbè, ah, questo è quello di cui si è parlato nei giorni scorsi. Poi 2019. Guarda, c'è scritto Tenchu. Simone, ci dispiace, ha vinto Bruno. Bethesda, ragazzi. Dai, subito 5 euro. Aia, ragazzi. Fallout 76. Ok, Elder Scroll. Quest'uomo sarà in qualsiasi allora, conoscendo Bethesda, secondo me Fallout 76 e Fallout 4, però duplicato una cifra di volte. Sicuro. No. Fino a 76. Esatto. Quindi stanotte annunciano qualche altra cosa, perché Fallout 76 lo fanno vedere stasera. Adesso. Simone, non ci spoilerare, però noi siamo qua. Ti faccio degli inside. Quindi quest'anno vanno le camicie brutte. No, questo c'è la camicia gialla. Ma che tessuto è? No, ma guarda il tessuto della camicia. È come tessuto tecnico. Sì, tessuto tecnico. Lo stesso materiale dei calzini. Però no, sono i calzini che sono un po' lunghi e diventano camicia. Con la pura che li fa bene. Comunque l'avvio è stato potente. Sì, cazzo. Ma forse è lui, Tenchu, Bruno. Dai. Ma secondo me, sì, hanno cambiato il nome, però è chiaramente quello. Certo. Si fanno tutti occhiolini quando si guarda. Sei così. Vedrai come dico io, vedrai. Non source like, Bruno. Ecco, la prima cosa che esce è 2018, Dark Souls Dev richiesta Sekiro, le prime parole, Souls più Tenchu. Guarda bene che forse l'ha detto Adelese. No, Simone, ci piace, ma gli devi soldi, non cercare scappatoio. Vabbè. È quattro volte grande Fallout 4. Quindi farà quattro volte Ah, ma perché la Interstate 76, quindi... No. Questo è un insulto, veramente, sta roba è un insulto proprio al videogioco. Allora, vediamo il trailer. Andiamo. Ragazzi, sono 10 anni che la stessa cosa, lo stesso trailer hanno fatto con la radio. Insulto alla vita. Insulto alla vita, come direbbe il nostro amico Miyazaki. Che cazzo. Simone, lascia stare, è bellissima sta roba. Voglio vedere se presentano un Super Mario che è del 1984. Allora, ah, tu stai paragonando la roba che sta vedendo. È Mario in 3D. Considerando Donkey Kong e anche. Guarda, un trailer innovativo, una cosa vecchia. Che va con l'inquadratura che va indietro, ragazzi, non abbiamo mai visto. A Vault 76. Oh, effettivamente. Non è mai stata cambiata. 10 anni che fa la stessa cosa. Non l'abbiamo mai visto il Vault dentro, ragazzi. Non che non lo faccia nessun altro di fare le cose sempre uguali. Però... ma in realtà non è che. È il primo Fallout che usano il televisore con lo zoom all'indietro, insomma.
per mostrare. Però... Quella, abbiamo avuto il miglioramento. Comunque, in chat ti dicono vai a raccogliere un po' di lune. Oh, che è un po' un baffanculo velato. Vai a raccogliere un po' di lune. Non date a fanculo. Comunque io volevo leggere questo passaggio dalla recensione dell'anteprima di Uzi O'Brien di IGN, International Gamers Network, perché nonostante che condivida un'estetica simile a Tenchu, l'altra serie di software, questo gioco è stato presentato con un altro nome, ma vedrete che quando lo presentano in PCA, Sekiro... Alla fine si scopre che era il vecchio nome di Tenchu. Se Tenchu e Bloodborne avessero avuto un figlio, si chiamerebbe... Comunque avranno di nuovo del motore grafico, perché sembra decente. Sembra più bello. Questo finalmente sembra bello. Chissà se c'è il motore, quello lì, lo stesso di Halo Infinite. Il Pip-Boy, ragazzi! E hanno pure fatto uno scenario meno post-apocalittico, nonostante sia sempre post-apocalittico. No, perché il Volts 26, sì, 76, 76 si apre 20 anni dopo la bomba, quindi è molto... Grazie che ti sei sottoscritto. Grazie, World Premiere. Grazie. World Premiere, ragazzi, eh? Sì. Oddio. Alan Wake 2? No. Life is Strange, Winter Assault. Infatti. Life is Strange. Oh. Chi è questo? Chi è questo? Ma Dante non sono fatto il fa contemporaneamente. Mamma mia, Mattia, tieniti che ti esplode il cazzo, secondo me, adesso. Ma perché? Ma sì, cosa fa? Che sono le cose hipster, capito? Nello stesso universo, ragazzi. 26 giugno, download for free. They can't tell stories like you can they? No way. Start the launch. Dai, Mattia, sei un po' eccitato. No, è veramente bellissimo. Hai visto? Devo dicono in chat Life is Strange Battle Royale. È un Battle Royale in cui va tornando indietro al tempo, però per tutti è 100. Dai, comunque è carino, tu. Non è carino. È molto carino. Se non altro è qualcosa di diverso. Sì, sì, no, questi sono i giochi che finalmente anche Microsoft capisce. Beh, anche perché hanno venduto 3 milioni di copie. Scusa, ma Life is Strange c'era su Xbox, no? Sì, anche sì, Microsoft capisce. Life is autism. Secondo me Tenchu è questo, dire quello che prepara. Sì, 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 ma pure questo mi sembra che sia un Souls-like. Awesome Adventures of Captain. Ma ragazzi, no, comunque è bellissimo, cioè non mi farò le matte risate. Gratis. Exclusive. Quindi sicuro c'è la fregatura. Comunque non è la prima tua, quindi questo. No. Sarà tipo per muoverlo. Se vuoi la crackdown, crackdown 3, ah, finalmente, ah, ragazzi, torno dentro del cloud, attenzione, un'altra volta. La potenza, però questo è per il chiuso. Ma faccio vedere qualche cosa. Un altro film, devono, ragazzi, devono far finta che il gioco lo stanno facendo vedere dallo schermo. Guarda, ragazzi, che bello, non volevano farcelo vedere da vicino. Madonna, quanto è brutto. No, questo gioco è ben... Ma che stai a guardare? È brutto come primo. L'uno era stra divertente. Ma era brutto. L'uno è brutto anche questo. No, l'uno era carino. Praticamente era brutto, però era molto divertente. Non lo so, io mi hanno era 10.000 volte meglio il primo Crackdown che quella mondezza di Saints Row. Cosa, ma... Ah no, scusate, non posso più parlare male di ok. Era meglio Crackdown di quell'altro che era quell'altro capolavoro di Saints Row. Ma non ho capito, Terry Crews è proprio il protagonista? Scusate, ma tutto il potere del cloud per tirare fuori per mettere Terry Crews.
perché se non ce la facevano. Era questo che doveva essere potenziato mostruosamente. Ma dovrebbe servire quando distruggi palazzi. Che sì, che tra l'altro in multiplayer non c'è. Non so se lo sapete, sta cosa, ma in multiplayer disattiva la distruzione. Bruno, non prova a spegnere l'Xbox quando gioco a Crackdown. Ma dopo palazzi, quando vengo a prenderlo. Comunque, rispetto all'anno scorso, hanno imparato a fare i trailer, perché l'anno scorso era molto meglio. Questo è molto, molto meglio. Che Shuren si è abbonato. Grazie, Shuren. Anche, anche questo a febbraio. Tutto questo per Crackdown. Vabbè, Nier. Potenziato, è troppo potenziato. Ancora più noioso dell'originale, ragazzi. Che era bellissimo, che era bellissimo, però era bellissimo. Meraviglioso, il gioco più bello dell'anno scorso. Veramente bello, bello. Finalmente anche gli amici che hanno Xbox One. Quanti ce n'hai? Alberto Bello. E poi esce tutto a breve, cioè quello esce a fine giugno, è gratuito. Questo è il 26 giugno. Perché come hai detto, grazie, sono cazzo, tutti cazzo. Due anni fa è uscito. Attenzione a Nuovo Metro. Questo deve essere bellissimo. Stanno a sperimentare il ray tracing. Anche e questo deve essere bellissimo come gli altri due noiosissimi giochi prima. Però. Ma che scherzi, Metro? Che bello. Metro Tenku. Metro si vede l'influenza di Tenchu su questo treno, vero Bruno? Affanculo, va, vedi quando si vede che dietro tutti io, però è come te. Sì Bruno, ma non è Tenchu, non è che si vedrai. Certo, quando lo finisci una volta lo dici, la vera schermata. Questo è PC forever. Scusate, con sotto i Massive Attack, questa è presa da... Questa magari è grafica del gioco. Sì, che rispetto al trailer dell'anno scorso mi sembra... movimenti ultra fluidi che manco se c'è un mouse da 30 kg riesci a muovere. Mi pare sia un'emissione. Magari ha la sensibilità bassa. Sì, proprio a zero. Si è messo una maschera e ha cominciato a piovere? Sì. Questa di Snatch sta sto pezzo, una scena bellissima. Non però è bello, dai. Non è male. A vedersi sì, però a me il Metro non... Sì, a me il metro di paragone. Preferisco il bus. Eccolo, guarda, questo è quello di Tenchu, Bruno. Siete proprio la simpatia stasera, ragazzi. Mamma mia, che non si pone oggi. Solo la simpatia che c'è lì. E non vedete più. Torna così. Vedi qualcos'altro? Torna così. Vedi qualcos'altro? Vedete il coraggio. Vabbè, andrò con chi si spara. Fallout con la grafica. Sì. Anche col gameplay. Sentite le recensioni di Simone Daria Ferri su Fallout, bellissimo, il gioco si spara tantissimo. All'inizio piaceva tanto, poi l'ho anche comprato, capito? Illuso alle cazzate che c'era di Simone Daria Ferri. Comunque è bello questo Metro. Sì, come 100 centimetri. Phil Spencer in esclusiva. Ah no. Guardalo, ha rotto la quarta parete e sta in mezzo al pubblico, vai Phil. Cazzo, quelli di ieri sera di eSports con le sedie della sagra della salsiccia preso in prestito, questi col mega teatro. Che bella pure la panzetta da Hot Dog Forever, grande Phil. Whatever story they tell, comunque continua a essere serato delle mani in tasca. We will work with creators. Detto, quello è il nuovo stile. Anche a voi avete notato le grandi mani in tasca. Free playing è sempre sul pezzo. Allora, su queste cose importanti. È il pollicino alzato alla Steve Jobs. Quello sono gli attori sinistri. Hot Monkey. Quella, scusate, ce n'è una carina lì, dopo quella a sinistra, vero? Con quella sciarpetta. Cazzo, il Pussy Radar è partito. Lord Hotman. Senti, vi dico una cosa che mi farà molto ridere. Oggi ho visto una foto, ho detto, chi è sta figa di un negozio, eh? Chi è sta figa? Era un manichino.
Jesse's too used to the beach. Hey, Islander, what can I say? No, questo tanto ha fatto tutte quelle cose finte, insomma, uno che to ice. Wow. Come Kingdom Hearts 3. Ma non era un'esclusiva grande cosa Flash Club. Really are no, è Xbox PlayStation. Olaf, are these your friends? No, never met him. Don't know anyone blue, green, or who's on this screen. Che bello. Cioè, dimostro quello punto di ghiaccio, che bello. Ma secondo me questa scheda è più no, io in realtà stavo pensando seguo solo come osservatore. No, ma escono così le news, c'è Paperino, che bello, finita. Simone, nelle news scriverai il successore spirituale di Tenchu, sottolineato corsivo grassetto, col ne font parlo. Più grosso. Rapunzel! Farò di peggio, Bruno, scriverò. Da oggi lo chiameremo comunque Tenchu per una questione affettiva. Tenchu 4. Look out! Che odio quel pupazzo di neve per John spazza. That's amazing. You can control it. Control it? No, all I ever do. Tra l'altro io mi sono fatto il meglio sonno durante Rapunzel. This is my home now. I can't go back. I don't want to hurt anyone. E poi va a vedere Infinity War. Oh, Hercules! C'è pure Hercules. Toy Story non mi fanno piangere. Da dormire. Ma Toy Story si fa da anni che c'è. Ma per un solo. Cazzo, c'è del fetish con questi piedi. Comunque è il gioco delle principesse Disney praticamente ormai. His heart's inside my heart. The other Twilight Town is guarda just questi, dead. Madonna, inguardabile. La componente giapponese non c'entra niente. Ma scusa, ma questa che c'ha ste due ciocche? Come fa? Ma questi sono quelli bello, che... Bello è che i primi due sono studiati veramente nel campo della concept, proprio come integrazione del giapponese col mondo Disney, eccetera. E come esempio funzionale dei mix stili, qui hanno mandato tutto a puttana. Ma sono un esatto. Che cosa... Se qua più un cazzo. Beh, però con sta musica. Sì, un po' da porno, un po' da porno. Mm. Ma quel personaggio alla fine è importante. Comunque vorrei gennaio, dire la moglie di Walt Disney. Quindi Natale sì, esclusiva. Esclusiva. Regà, è fru 2, ve lo dico. Potete sentire, Simo, scusa, se non vuoi dire. Quindi no, più che altro stanno Rockstar ha rubato il Natale proprio perché c'è solo quello, hanno spostato tutto. Ha fatto tipo il Grinch Rockstar. Sì, veramente. Stanno tutti a cagazzo. Sta arrivando un altro mare fuoco. La Sea of Thieves, You need ma è uscito su PC Sea of Thieves? Sì, Play Anywhere questo, no? Cioè, è contemporaneo sia su PC che su Xbox. Ha sistemato il trucco, signora. I think he just needs a moment to cool off. No, gli piace così. Now, I sense that you brought me something to inspect. Show me. No. Che è che sta succedendo? Questo che è il Palantir. La sfera del drago. The waves of change roll throughout the seas and a new land. È tornato il cazzo in chat, Bruno, su the forsaken shores, a place of darkness where fire and ash consume all, and from the depths skeleton crews will rise to curse the seas. Insomma, hanno aggiunto la storia anche perché non c'era prima. Hanno aggiunto il gioco a Sea of Thieves finalmente. Non di DLC che dovrai pagare. Eccomi. Beh, allora. Sì, ho ti stiamo venendo il Palantir ancora. Beh, allora. Fine, I'll give you 10 for it. Ah, vabbè, ma sono quelli che si conoscevano. Sulle espansioni. Pare di pregare. Va bene.
Battlefield. Intanto continuano a postare cazzi. A... cazzi, sì, sì. Cazzi sono campagna single player del Battlefield 5. No, com'era Bruno? Posto remote. Leute, ich finde es jetzt. Deine Terras war. Bakkatz, auf was Türne. Simulatore snowboard. Diventato Steve. Chi è che ieri sera voleva i giochi di sci? Io. Di Welt. Eccolo. Ascoltato. In Battlefield hai anche quello. Hai Tomb Raider questo. No. Sì. Gameplay no, eh. Riga, ma che schifo è che ci sono le donne in questo gioco. Sì, basta queste dighe. Che cazzo. Basta. Che cazzo gli viene in mente? Exclusive. È il giocatore vero. Questa è esclusiva e World Premiere. Che sarà Tetris. Attenzione. Oh. Ah. No, che palle. Simo, è il tuo momento per... sembrava un po' vero. I trattori si può giocare con i trattori. È diventato sempre un po' vero. L'avete depresso così. Ma quest'anno possiamo guidare anche i trattori? Non vedo l'ora. Come si chiamava? Forza? Fiesta, lì parti. Forza Horizon. Horizon. Ma in realtà è un miscuglio tra Forza e Farm Simulator. Sì, infatti è pieno di roba rurale. Forza Simulator. Farm Horizon 4. Questo è bellissimo. Lo vedo male io. Da vedersi, da vedersi è bello. Fatto niente di che, però. Ma insomma, è molto bello. Questo giorno mi ricordo che gli anni quando presentavano veramente questi giochi di macchine, dici cazzo, meglio di così su sta generazione che vuoi fare, dai. No, no, però appunto no, dico Simmo che sembra stranamente reale il trailer, quasi. Cioè reale che posso girare, ecco, diciamo grafica quasi che. Ma di solito questi sono così. Non hanno mai mentito granché, mi sembra qualcosa. Ma un bel Burnout 5 non si potrebbe fare, per favore. Tu lo devi chiedere però nel cazzo, però. Non vedo niente. Hai visto ieri sera la conferenza, giusto Burnout. Ma Anthem, Mirko, ti è piaciuto? Perché no. Per me è la cosa più generica che ho mai visto in tutta la mia vita. Sì, guarda, ero discretamente gasato dal primo trailer, sembrava veramente bello. Ieri non so se è complice il ritmo della presentazione, veramente. No, adesso. Ma allora era adesso, scusate. Ci sto già giocando ad Anthem, infatti, quindi non. Esatto. Comunque, che bello era Vince Zampella che l'hanno intervistato così a caso. Cioè, una roba incredibile. Beh, scusate, però quello che ha fatto Zampella è esattamente quello che ha fatto Nintendo l'anno scorso con i Pokémon. Stai buono. Metro Prime 4. E basta, buono. Certo. Che parla Raph Fulton. Thank you. Esattamente. Non toccare Pokémon. Tu non devi toccare mai più. L'anno scorso con grande Nintendo, ha vinto le tre, ha annunciato i Pokémon. Così parlavamo, guarda Nintendo. Quest'anno Zampella, ma questo stronzo che è salito sul palco e ha mostrato solo il logo del gioco? E a stessa identica. Non c'era neanche il logo. Non c'era il logo. Ah, ecco che mancava, scusate, allora avete ragione. Beh, però come giustamente fa notare... Tra l'altro pare che si è ispirato Tenchu da un altro gioco di Zampella. Sono state prese in giro. E poi, quando andate a vedere i giochi, le analisi mie dei giochi, tutto a testa bassa, io alla fine trovo ragione. Però non lo dico. Comunque giustamente come fa notare Liquid, ma perché c'era un overcraft che ti tagliava la strada? Ho detto, non mi avete ascoltato. But first, let's join Rebecca. Che è Rebecca? Ciao Rebecca. In her highly customized Nissan Silvia. The sun is io quando ho mostrato Bruno me l'hanno data Rebecca. Sentito. Questo è il gioco? Fantastico. Forza Horizon 4's Britain is a shared open world.
Dai, veramente graficamente che gli volete dire a forza. No, è bellissimo. No, ci mancherebbe. Poi, sembra macerata qua. Ma la faccio la battuta su Battle Royale? Era un po'. C'è già Battle Royale, vedi? Ah, sono tutti insieme, quindi... Ma è sempre stato così il Forza o una novità? Sì, online ci va sempre a volo, insomma. Ti trovi quello con la Jeep, Lovecraft, e tutti i Lovecraft, ti trovi, proprio. Lovecraft. Let me tell you a story. Ti stai guidando. Comunque caga ampiamente in testa ai Gran Turismo, turismo, insomma. Che è uscito 15 anni fa. Dimenticato, tra l'altro. Eh beh, ci sono anche le cutscene. In Horizon 4, le cutscene, scusate, stanno cascando le foglie anche dentro. Guarda che bello. One of the great things about this shared world is that it's easy to interact. Poteva mettercelo anche un po' più grosso lo spoiler, Rebecca. Here, Solomon and Rebecca use the quick chat feature on the D-pad to start a new friendship. Quando vuoi, una figa. Rebecca, €50 sì, andiamo. Sosto, via. È la nuova frontiera della prostituzione. E poi però invece di far scattare attraverso il segnale sta ridendo, Comunque è tutta, voi... è tutta una storia di cercare aree di soldati, è tutto un complotto, i camionisti, le piazzole. Comunque voi ci ridete, ma qua c'è una prostituta che si riconosce perché batte dentro, gioca a forza dentro un Audi A3. Tu vedi in un parcheggio sta Audi A3, sai che c'è lei che batte, quindi se volete vedo anche le coordinate del GPS. Let's see how this scene looks in winter. Ma c'è il gioco o è soltanto per scorrazzare così durante le stagioni? È il nome in Sky delle macchine. No, voglio capire, io non lo so. È una gara o una scorrazzata per il bando tra amici? Dovrei applicare la scena di Fast and Furious, però poi c'è il sottomarino, la sotto il ghiaccio. Vabbè, comunque ricordate, è sempre stato molto così, Forza Tom. Mamma mia. Ti prendi la missione mentre stai... And while they head off to the event, I'd like to show you the world of Forza Horizon 4 looks. Hai visto che piena di cazzi la chat qui? Tutti per Rebecca. Once again, the world changes completely with the season. Ma le stagioni cambiano così da un giorno all'altro. Sì, mentre guidi estate e poi ti trovi nell'inverno. E c'è anche la scritta non ci sono più le mezze stagioni, no? Fun-loving Horizon community will be there to enjoy them with you. Saltone, ragazzi. Ma era così arcade? Horizon, sì. Horizon, sì. Ah, è vero, perché c'è Motorsport e quello serioso, Horizon, quello Motorsport è il Gran Turismo proprio vero e proprio. Da notare come sono passati dal gioco in tempo reale al filmatone tutto filtrato. Io però se ci mettesse due o tre incidentoni alla Burnout sarebbe meglio. On October 2nd, and I am thrilled to announce that it will be included in Xbox possono Game Pass on the same day. Per le macchine, molto detto Xbox Game Pass, ridendo scherzando, c'è un sacco di giochi. Chi? Quanto costa Xbox Game Pass? 10 al mese? Sì. Phil Spencer sta facendo proprio, gli manca solo che si appoggia accanto al jukebox con la gamba, capito? Ehi, dove vai, bello? Phil Spencer ha testa di Xbox, lui ha testa di Xbox. So many of us into Xbox, guarda, c'ha la testa gigante. No, aspetta, lui è la testa, poi arriva uno che è il corpo di Xbox e si attacca insieme, tipo robot. No, tipo, le tette, ciao. For you to have the best games on the world's most powerful console. This is why we're increasing our investment in our existing franchises that you already love. Microsoft Studios. This is why we're amplifying our investment in our new world that will deepen your love for gaming on Xbox. Come hai fatto a sapere che Gears of War? We embarked on a quest. Come mi fa male la gamba destra. E non Tenchu. Prima ci stanno tutte le robe che devono annunciare. Però potrebbe essere quello di Playground Games. Mattia.
exceptional world builders. Per questo quel link che è passato prima sono tutte le robe di Microsoft. Now, no, sono aggiornate temporali, sono cose che hanno già annunciato. Non sono le cose, non vedo il futuro. Ma io non l'ho visto questa cosa che qua c'è scritto dentro. Ah, un nuovo studio, quindi non c'entra un cazzo con niente di quello che abbiamo detto fino adesso. Magari un nuovo studio. Visionary Storyteller. Che fa roba vecchia. Dallas Gallagher, quello degli Oasis. Groundbreaking new game è di Santa Monica, quindi l'obiettivo sicuro è rubare i dev di God of War. I'm excited to welcome se ne è parlato. Microsoft Studios. Undead Labs. No, che stanno a cercare gente a Santa Monica. Continuano a piovere cazzi nella chat. Ma è fisso. Guarda quella gente che scrive mod, please. Qualcuno sborra anche, visto che c'ha le dipende quanto è contento. Madonna, vediamo ragazzi. Attenzione. Ecco, sti cazzi. Beh, questi potrebbero fare. Non ho capito, ha annunciato che li hanno comprati? Che li hanno comprati e hanno messo un team B, in realtà. Quindi questi dovrebbero staffare Fable. E dentro ci sono rifiniti anche parecchi ex Lionhead. Grande furbata, hanno chiuso Lionhead. Fable 1 hanno aperto un nuovo studio sempre lì a Londra, non so, perché Lionhead sta a Guildford, questi non so. Quindi arriva cosa? Ninja Theory. What the fuck? Ho sono comprati Ninja Theory. Mortacci. Porca troia. We collaborated on Kung Fu Chaos back on the original Xbox. And a minute into playing Kung Fu Chaos, caro Dio. Vabbè, cazzo, sono comprati tre studi nuovi. A me non mi compra nessuno comunque, com'è? Pure Dot Nod hanno comprato. And yes, compro io. Oddio, non lo so se me lo... Oh, bella, Compulsion Games. Pure questi si sono comprati, pure questi sono bravi. Che hanno fatto Compulsion Games? Hanno fatto, esatto, e quel gioco dell'ombra, come si chiamava? Shadow Die Twice. No, Tenchu mi sembra. Ragazzi, non capite proprio un cazzo. Non dei gameplay di Tenchu. Andatelo a giocare, poi ti dico. No, Bruno è Tenchu. Non capite un cazzo. Niente. Parlate pure. Invece di sta zitti, testa bassa. Scusa che non ti diamo retta. Scusa che non ti ascoltiamo. Perché ragazzi, fa male prima a voi, non a me. Questo era quello tutto strano. Ragazzi, questo era quello tutto malato. We happy few. Bello. Non era già uscito questo. No. Eccola, eccola. Ah sì, comunque l'ha preso Gearbox questo, quindi... E mai. Solo dai Mirko che ti sei risparmiato Borderlands 3 per questo problema. Tra l'altro, scusa, è uno dei tuoi giochi preferiti ormai, no? Sì, l'hanno rimandato all'anno prossimo perché c'è Red Dead Redemption 2, è vero. Ma come è finita? Mattia, dicono che stai troppo vicino al microfono, anche la verità. Anche la realtà, esatto. Ma scusate, ma voi mi siete distorto? Sì, un po' sì. Sei un po' alto. Io voglio stare una macchinina così. Oh, che cazzo vuoi, Goku? Vaffanculo, tu. Sì? Che ne so, manda andare, non ti capisci un cazzo. Così, sentitemi se così va bene, se mi sentite bene. Va bene. Momento di sì. Robots made out of meat. Where is it? Where's the Blackbird? Si sente adesso bene, Goku, dacci un segno. E poi loro sono ex Irrational Game, no? Stavano con Levin. Mi sembra di sì. Si vede. Sono francesi comunque. Però molto Bioshock. Sì, mi sentite, no? Sì. We Happy Few Infinite. They'll murder each other. Il Battle Royale dei Happy Few. Il logo è fighissimo comunque. Molto.
10 agosto. Ah, è breve. Bella, ce la facciamo, insomma, a parte questo gioco. Ma non era uscito, ragazzi. Era uscito in Early Access, exclusive. Ma c'erano solo le meccaniche survival, non c'era la storia. Console launch exclusive, che vuol dire? Che lanciano le console. Che su console c'è prima su Xbox. Dai, dai balconi. Eccolo, eccolo. Un ma Battle Royale. Vabbè, Players Unknown più Battle Royale. Ma è già uscito, scusa. Ma non è Players Unknown. Sì, c'era il logo? Sì. Era lui? Allora arriva su PlayStation 4. Mi piace nella chat scrivono lawsuit. Sì, ma quando succedono tutte queste cose che la iranno un battleground? È proprio così, guarda, infatti è proprio così. La musica e l'abbraccio è buona. Sì, magari. Perché non ti fanno mai vedere che il 90% del gameplay è tu che corri senza sapere dove cazzo vai? Senza nessun. Perché sennò non te lo vuoi. Perché questo è il gameplay del PUBGissimo? Ma che cosa? In realtà succedono tutte queste cose, capito? Cioè. Il peccato che tu sei morto mentre succedono queste cose. No, è bello che sarebbe. 50%. Penso la maggior parte delle sparatorie, per quello che ci ho giocato, sono un cecchino che sta da qualche parte nascosto, che ammazza tutti quelli che. Perché non ti arriva quello col pompa dietro, che non c'è quello. Ma non ho capito che sta. Cioè, è già uscito il gioco, quindi questo è cos'è? Un'espansione? No, no, una... Era uscito addirittura 3-4 mappe. Inverno 2018. Ma per cos'è l'espansione? O è semplicemente uscito dall'early access? Era in early access. Era uscito in early access. Vabbè, emozionante. Mamma mia. Non dovevo mettere i stecchini e mettere gli occhi aperti. World Premiere. Ma una fantasia. Ah, oddio. Tale of. Raga, ma può essere che no, non... magari è Tenchu. Stia lontano dal microfono. Lontano, ma proprio nell'altra stanza, eh. Vai fuori di casa. Che bravo, avevo detto? È il remake del Tales of Vesperia. Se ne era parlato pure di questo. Detto con grande faccenda. Bello col cartone però, RPG, roba è. Sì, è un capitolo della serie The Lost, cioè roba dei Bandai Namco. Pure questi vanno in giro dall'epoca del Super Nintendo. In Occidente per la prima volta. Però ha fatto così, è figo. E Speria non era mai uscito, questo è il gioco. Ecco, appunto. Scusate, sono tornato. No, ma non so, brutti, sono fatti molto bene, eh. Mo lascia perdere che poi graficamente è roba giapponese, quindi non c'hanno i soldi. Fanno quello che non c'hanno i soldi. È vero, dai, sono poveri. No, ma perché, infatti? Che non è male, però ha quell'aria di chip. No, secondo me non è brutto. Ah, che un po' si vede che è fatto in economia. Beh, ma è un sì, gioco che esiste già. È un gioco della PlayStation 3, del 2008. Cara, che World Premiere è? Che cazzo è World Premiere? Scusate. È la World Premiere del remake. No, è che è la prima volta che lanciano quel trailer quest'anno. Ecco. Cioè, stava su YouTube da 3 anni. Attenzione, c'è un altro World Premiere. Watch Dogs. Comunque non ha senso fare una conferenza così, lo posso dire. Perché la conferenza di giochi nipponi, le esclusive che erano quelle cose interessanti sono 3. E poi tutta roba che ma aspetta, aspetta, le hanno lasciate alla fine le cose fighe. Anch'io avrei stanno bombardando i trailer, va bene così. Esatto, anch'io avrei vedere il calciatore che mi parla sul palco. Considera che hanno detto infatti, meglio così. Cioè, considera che hanno detto che durerà 2 ore la conferenza circa. Questa? Porca troia. Sì, quindi comunque fai ancora tempo di romperci il cazzo dopo. Comunque io sono contento di mostrare di terze parti, vuol dire che è più facile andare in conferenza con loro. Cioè dovrebbe essere pure belli. Ah sì? Forse ha mostrato probabilmente quando faranno lo showreel, dovrebbe essere un stato Alaloth, immagino.
visto che era tutto emozionato per la conferenza, o forse è un fan di Microsoft se guarda la conferenza. Entrambe. Vabbè, comunque è un Battle Royale anche questo? Ma no, tirato attention. Ma tra The Division 2 è questo, no? Sì, ma sì. Penso di sì. No, no, ma è proprio palese. Beh, Division, eccolo, poi, eccolo. L'interfaccia è quella, la grafica è quella. Ragazzi, The Division 2, che logo? Ah, fanno vedere pure il gameplay. Meno male. Vabbè, ce l'hanno già. Però lavoro in progresso, eh. Comunque Snowdrop è un bel nome per un engine. Meglio The Space Sleep, come si chiamava. Comunque il logo nuovo di Ubisoft a me piace, eh. Chissà perché gli engine c'hanno tutti riferimento al freddo. Frostbite, Snowdrop, Unreal Engine. Unreal Engine, che riferimento al freddo è? Non lo so. In realtà sa di freddo. Ah, sì, okay. Sì, sicuramente sarà così il gioco. Ah, quindi adesso è cresciuto. Comunque, ma com'è che ogni gioco di questa generazione ci deve la giungla? Cioè, c'hanno tutti la giungla. Io non te lo spieghi perché. No, me lo spiego perché, però che palle. Che secondo me è uno dei environment più noiosi e più brutti del mondo. Però è proprio uno dei più facili da fare. Esatto. Non noti la ripetizione. È molto facile. Se fosse tutto urbano, lo noteresti subito. Cioè, mentre gli edifici li devi fare uno a uno, tu rotture dei coglioni. Sì, la foresta di Light Maps che loro comunque avevano già fatto tutto New York, quindi non è che già partivano con una bella base. No, questo è vero. Ma c'era, cioè qui sembra essere stato un post apocalittico. Non sarà mai così sto gioco, chi lo dice? Potrebbe, Simo, mica è una cosa assurda. E poi calcola che magari su Xbox lo presentano in versione Xbox One X. Sì, è uguale, ragazzi, ma è fuori. No, no, vabbè, a me sembra completamente fattibile. Scorpio ce la può. Solo che sarà noiosissimo. Ma dai, sarà un PC a 4, fatto girare a 4K, cioè normale con grafica. Comunque il primo non era malaccio. Però era un po'. Cioè, mancava un po' di contenuti, un po' di roba. Un secondo, guardate, Masturo di Lerec, due Google, ho visto pure con la diretta su Twitch, ho detto, boh, magari su Twitch si sente peggio, sento uguale, sente normale. Bruno, okay. Non li curare. Sempre io. Non li curare. Sì, infatti. Poi in diretta questa roba rimane, la gente che lo vede sente che sbraglia. Lascia il fare. Hai ragione. Hai ragione anche su te. È un altro gioco, poi tu vuoi rosicare, incazzati, ma è un altro gioco. Tanto poi ci giocherai, vedrai che c'ho ragione. Ti ricorderai immediatamente Tench. Ma voi facevate queste cose e Mirko non giocate. Cosa? Madonna, ma perché questi giochi mi sembrano tutti una grossa rottura dei coglioni? Indovina un po'. Quella, eh. Ragazzi, ho abbassato il volume al 13%. Chissà se di così annunciano. Se annunciano il Battle Royale pure su. Che è l'Air Force One? Vabbè, cercherò di non ridere. Ma ridi, fa quel cazzo di fare. Ma l'ha rubato, che femmine. Sì, comunque questi giochi a me hanno veramente rotto le scatole, sono tutti uguali. Ma lo sai qual è il problema secondo me? Che tu fai una squadra che non c'è niente di interazione, che non devi fare robe e le missioni sono tutte così, vai avanti, ma che ovviamente torni indietro. Cazzo. Ma che alla fine è pure divertente, cioè in gruppo ti puoi divertire anche con un bastone. No, ma sì, invece secondo me ora che cominci a fare... È della vaselina. Se tu fai un gioco di squadra devi cominciare a fare le cose da squadra, cioè uno delle squadre no, sono d'accordo, al 100%. Ma c'è quella vita lì. Ma in Destiny lo fai? Il problema è che ogni volta che pretendi dai giocatori che poi si organizzino mandi tutto a puttane. Sono d'accordo, però chi ha lanciato uno squadro che comunque al di là di tutto è vero che qualunque gioco fatto in cooperativa diventa più divertente. Sì, loro capitalizzano molto su questa cosa. Però il discorso è che la difficoltà di questi giochi è data da nemici che hanno la vita molto alta, non è data da tattiche difficili.
quindi sono veramente piatti, cioè a livello di strategia, di gameplay, non sono inesistenti. Vabbè, ma tu devi, questi devi vendere le scimmie, cioè a chi... Va bene, Simone, è vero, però possiamo anche lamentarci del fatto che a noi non ci piacciono. Nel senso, sì, sì, no, che ci fanno cagare, assolutamente, qua, però comunque sono venduti a un certo tipo di pubblico. No, questo, no, lo devi prendere, questo lo devi prendere, ragazzi, 10 anni in mano. Deve sparare un po' dei nemici insieme agli amici e finisce lì. No, guarda, aspetta un attimo, che metto bene nella chat di Twitch. Comunque non è così, Simone, nel senso che c'era un sacco di robe da fare, gli equipaggiamenti, le build per fare delle cose piuttosto che altre, c'era di robe, non era manco così. Sì, comunque la cosa è invidibile, però è noiosa, cioè diventavano da rispettivo noiosa un bel po'. Secondo me il discorso è anche che magari questo sarà più divertente, a vederlo non mi sembra, però era la prima volta che facevano un gioco del genere a Ubisoft, quindi probabilmente sono più concentrati sull'engine che sul gioco. Adesso vediamo cosa esce. Con l'ambientazione che era meraviglioso, poteva darci fuori tante di quelle robe, invece anche lì è proprio... Vabbè, ma cioè la prima volta che fai un gioco multiplayer di questo tipo, ti assicuro che è una lotta incredibile. Forza One questo, no? Comunque mi sta a fare l'effetto Anthem, cioè bella grafica, sì, sì, anche a me, sì, questo sono d'accordo. Poi alla fine fai sempre le stesse cose che hai fatto per anni, già hai fatto per anni, insomma. Ma Destiny 2 sta andando abbastanza male adesso, vero? Cioè, non è... Ma in realtà adesso non lo so, cioè... Cioè l'hanno dato con l'Humble Monthly, l'hanno dato. Sì, ma con l'ultima espansione è tornato, c'è un sacco di roba da fare, io ormai un mesetto che ci gioco ancora non sono arrivato al capo, e l'espansione di settembre sembra, sì, se l'espansione di settembre hanno fatto un lavoro mostruoso, sembra che, come, Mattia, sai cos'è? Ci hanno rinculato un'altra volta, come il primo. Il primo è stato per un anno un gioco di merda, e questo uguale, per un anno ci hanno rifatto giocare un gioco di merda. Però vedi, io mi domando perché ci giocate a un gioco di merda, nel senso... No, ma è un gioco di merda nel senso che c'ha dei difetti, ma c'è ancora delle cose che non c'ha nessun altro gioco, perché ti dico, preparate il ride in cui tutte le sere devi stare lì, imparare le meccaniche, trovare ognuno nel suo ruolo. Le robe sono molto belle, io non l'ho trovato in nessun gioco. Questa si occupa del Box Game Pass. Ah, ecco, no, no, è che è entrata, ha fatto un balletto e non ha detto niente. Cioè, lei è la donna dei sogni di Simone, vero, Simone? Chi? Faccio vedere? Stai a guardare la conferenza, stai a guardare... Stavo rispondendo a un messaggio. Ma insomma... Too often we are forced to choose one amazing game. Secca, secca, so visto la conferenza, Simone, rispetto alla, alla conferenza question, Nintendo dove vietano le donne. What if you didn't have to choose? Per fortuna, però, per fortuna. Perché Nintendo ancora non c'è arrivata a scoprire l'universo femminile. Magari fa 10 anni. A 5 ore al mese. Che mi piace tanto. Not only are you playing more games, you're spending more time gaming. Freedom of choice. Oddio, ma finora qualcuno sta... Il design femminile dei personaggi degli ultimi giochi, forse l'hanno scoperto. We couldn't be more inspired to keep building and unlocking. Raga, qualcuno sta contando quanti annunci hanno fatto per vedere dove siamo? Erano 50. Alessio, sai che hanno fatto? Visto che Miyamoto fa sempre i giochi sulle sue esperienze di vita. Finisci, ma la cosa ha fatto, vai a mignotte. No, gli avrà fatto scoprire gli hentai. Comunque Mattia, 15. 15, sì, come hai fatto? Anch'io l'ho contato. Tornato sul sito, quello che hai dato te prima. Ok. In teoria, allora, o ne mancano 35, o fanno un montaggio con tipo 2 secondi a gioco. È una cosa molto probabile. Io ho molta paura. Manca ancora un'ora di conferenza. Sarà un secondo di Alalot. Dura 2 ore? Cosa hanno detto? Che dura 2 ore? Circa 2 ore. Sono contento. Più di 100 minuti hanno detto. Più di 100 minuti, però. È un'ora e 40. È un'ora e 40. Ma questa che ruolo ha? Questa gestisce Xbox Game Pass, Simone. E lì, che quando tu non riesci a connetterti, chiami a lei, esatto, e risponde. Ragazzi, abbiamo appena scritto che abbiamo più spettatori noi di altri canali italiani. Bam! Quanti ce ne abbiamo? Ne abbiamo 300. Ah, sì, sì, Google Below, assolutamente. Non vedo l'ora di vedere cosa hanno fatto. Ma quello di ieri, sì, of Solitude, come è sembrato?
A me è piaciuto tantissimo. Sembrava l'unico interessante. Capito? Il discorso della tizia mi sono un po' perso. Però è bound. Mi sembra Rhyme, però ha fatto bene. Warhammer Vermintide 2 After che Party rhyme, che Splinter. Quindi Ashen è centro l'anno. Ragazzi, però After Party non è Axis. È strano, è bello. Ho visto, ho visto il gameplay. È un gioco stranissimo. Stavo a vedere il gameplay ieri sera dopo la conferenza. È il gioco nuovo di, è il gioco nuovo di quelli Docks and Free. Ah, ma che sta di? Sì, sembra sì, ho capito qual è. After Party è uscito oggi il filmato di gameplay, no? Racconta di due tizi che praticamente stanno a una Crystal College, muoiono, finiscono all'inferno e poi devono riuscire a uscire dall'inferno. Che figata, vabbè, Oxenfree è bellissimo, perciò. Pure questo sembra figo, sai. Praticamente fanno a gara de bevute con i demoni e in base a quello che bevono hanno opzioni di dialogo differenti, sai. Una cosa... Ah, vedi che sono intelligenti, hanno riusato il sistema di dialoghi da Oxenfree. Non mi spoilerò Oxenfree. E Oxenfree alla fine muore. No, alla fine muore. Non so che è il momento morto, ma il trailer di coso nuovo di Walking Dead è morto. È in conferenza Microsoft. No, l'avete visto? Dead. È uscito già. Ah, è uscito? Thanks everyone. Vabbè, muore. Glam. Finito? No. Ah, vediamo se c'è il gioco dei belli. Analog, vediamo, Analog. After Party, quello che diciamo di bello, Kingdom. Kingdom. Bello The Golf Club. Bello Tenchu. Io sono serio, roba di golf non piace. Warhammer no. Free Wars, ma Bilo me lo mettono nel montaggio. Ma già è in prima persona. È dal 2013 che ho fanno. Ho capito Simo, però farà ora che esce. Oddio, sto Waking è bruttissimo. Questo sembra Raji è figo, Raji è figo. Super Meat mi ha rotto le scatole. Basta! Vedono adesso per la prima volta. Dipende. Alcuni sono nuovi, altri sono. Figo, tu sei. Ma che figata è sto coso? Simbo ci piace già. Che bello. Harold Dalibu non mi piace. Harold Dalibu. Bomber Crew è un giocone, se non l'avete giocato è un giocone. Bello sì, già sei su PC. Dai su Steam e prendetelo. Children of Morta. Pure questo sembra bellino. The Wind Road ne fa abbastanza figo. Che tempo. Questo è esatto. Terribile. Oddio, War Group. C'era anche Electronic Arts, raga. Generation Zero. Cos'è Generation Zero? Questo è bello. Li ho visti tutti questi indie game. È figo, Ashen è quello. Pure era bello, Ashen, senza faccia. Non c'era Alalof. Non c'è Alalof. Ma forse, forse è che il profiler non mi funzionava. Perché tra poco appare belli sul palco e dice a regà. Appare belli sul palco gli mando 500 euro. Oddio, cos'è sta cosa? Tom Brady. Ah, che palle. Ma non è che bicipi si è scolpito, ragazzi. Ma perché c'ha sempre questo sguardo da... Ma è peggiorato il modello di lei? Sì. Penso che è la mascherata dai mariachi. Madonna. Ma perché lei piano piano si deve avvicinare a come era all'inizio. Esatto, infatti erano le con le tette quadrate. Guarda le chiappette, Simone, ti prendi il gioco. Cos'è, di me. Un'espansione? No, no, è il gioco nuovo. Però la cosa che mi fa ridere è che c'è, questi si fanno due giochi, poi esce Uncharted e loro devono ricominciare praticamente da zero, perché Uncharted 4 se lo mangia. Ragazzi, cioè non ti ha investito la macchina e ti ha investito l'ombra. Ecco, come il primo Tomb Raider, quello nuovo che è uscito, che ti devi... Dai ragazzi, sì, comunque a valori produttivi è molto più alto Uncharted 4, nel senso che loro sono veramente un altro livello. Vabbè, loro hanno budget infinito da Sony, E perché Microsoft non si le... Va bene, effettivamente non c'entra niente con Square Enix, cosa dico? Sì, mi sono confuso, ho detto una cavolata. Ma secondo me il problema che hanno avuto con i Tomb Raider è che hanno voluto fare quelle parti...
queste qua di caccia, di crafting. Per me, per me sono molto divertenti. No, ci stanno, ci stanno. A me non è piaciuto, l'ho mollato a metà. Sono divertenti. Il penultimo. Giusto, l'unica roba è che erano veramente uguali, sia come, cioè, ambientazioni, setting, roba, erano praticamente stessi del tipo gioco. Lei che c'ha della lana di vetro al posto dei capelli? Mm-hmm. Che ha fatto dell'amorella gigante. Ammazza centinaia di persone, c'ha sempre questo sguardo innocente. Sì, non serial killer. Andrei. A me piaceva tanto il primo reboot, che lei praticamente era sempre tutta tirata, che non voleva uccidere, poi faceva un massacro. Però vabbè, come, come Uncharted, come hanno sterminato due nazioni. Era molto meglio la Lara Croft vecchia, almeno era una stronza, ammazzava una persona. È diventata Apocalypse Now. Comunque è successo. A me non lo so, mi sembra. Oddio, non è che di no. Beh, è perché la risoluzione quadrata è più alta, la risoluzione è più alta, ma i modelli non sono. No, no, è fatta la faccia quadrata. A me questa console launch exclusive mi fa sempre lì. Però figo sto trailer. Parappa the rapper. No, attenzione, Skate 4. Skate 4. Perché non l'ha annunciato Electronic Arts? Rendeva troppo bella la conferenza. Senti, Eminem. Potevano fare una cosa interessante durante la conferenza. Dopo 20 anni che lo chiedono, l'hanno fatto. Ma noi ci vediamo alle 3 di notte per Bethesda? Sì, sì, io sì. Bello. Ma perché non l'ha? Perché non l'hanno fatto vedere? Ma c'era un gioco di skate in cui facevi che ti fratturavi le ossa o qualcosa del genere, tipo Razzi, non mi ricordo male. Vedi che non è Session. 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 Sto spettacolo. Io non dico niente. Che sembra potente. Infatti Bruno, comunque Bruno non ha più parlato dopo un po' di tempo. Si è offeso. Ma inventiamo un genere. Tenchu Like, questo è Tenchu dei... Royale. Questo per l'Abyss. Questi sono quelli dei cose, dell'MMO, come si chiama? Come si chiama in realtà? È quello coreano che c'ha l'Edge Lord super potente, che non mi ricordo il nome. No, no, sta pure venduto bene su Steam, c'ha 2.5 milioni di copie solo lì, in totale una quindicina. Forse è questo addirittura. Black qualcosa. Black Desert Online. Black Desert Online. What exactly is the true nature of the Black Stone? What lies beneath the vast desert? Who was it that was calling me from the depths beyond the desert? The world never paid heed to such questions. They just fought on. Siamo in silenzio per questa cosa paradossale. Presi malissimo. Ti ha lasciato davvero senza parole. At long last. Il gioco più bello della conferenza, nonno. Ma è super vecchio questo gioco. Per la World of Warcraft. È online? Tipo... Se online sì, potrebbe essere. Cioè loro fanno solo cose online. La nostra fantasy è proprio un genere, non riesco a guardare. Però è bellissimo, ragazzi. Behold. Ma saranno Black Desert. Ah, yeah, ma lesbian, mi ha detto? Black Desert. Me ne sono andato un attimo, che cosa mi sono perso? Black Desert. I am lesbian, ha detto. Figo. Quindi il mio gioco preferito? Cioè, così detta così sembra strano. All content show rendere... Credi. Sì, sì, è proprio così. Ragazzi, Final Fantasy. Eccolo, è proprio lui. Ma come fa? Non Fantasy, non sembra. Final Fantasy 16 questo. Ma perché fa Fantasy così? Ragazzi, è chiaramente. Questo è vain. No.
No, era Capcom. Resident Evil. No, Devil May Cry 5. Devil May Cry 5 è lui, dai. Sì. No, dai, biondo con capelli di cuore. No, non mi piace. Quello è coso, ma non è... No, no, ma che c'ha la spada con la moto? Fatta come... Come hanno preso sto la spada della... con l'acceleratore della moto, come cazzo si chiama, col manubrio. Ma questo è coso, non è quello del 4? Ma no, perché non gli hanno, perché non gli menano questi quando fanno questi giochi? È veramente anonimo il personaggio. Mamma mia. A me quello di Ninja Fiori piaceva. Ninja Fiori? Sì, il Devil May Cry di Ninja Fiori. Ma infatti era divertente. No, sembra che ci Ninja Fiori. Fiori. Ma tu... Però vedi, Capcom conosce i due giocatori. Lui è tutto da lei vestita da strappona. Vabbè, capito. Perché noi ce ne sbatte del siamo già assoliti. No, come no, disse io. Non siamo più il target di sta roba. A me invece io voglio giocare a me come sembra... Però vedi che hanno avvicinato la camera. Sembra tipo che l'hanno fatto con God of War, ma con Devil May Cry solo senza riuscirci. Magari questo è divertente. Però ha messo cose così col Dark Souls. Ma tanto è Devil May Cry, ma è Dante? Ma no, dicono che in chat che è nero. È nero. Quindi Dante uscirà fuori in qualche altro. No, finale il trailer uscirà fuori. Devil May Cry. Boh. Cioè, il gioco magari sarà pure... Eccolo, va. Eccolo. Dai, è bello, con il super reveal alla fine, con la telecamera a 50 km. Con l'urlo di Super Mario, perché ha fatto chiaramente... La sta facendo Iapino, la regia. Ragazzi, è lui. È proprio lui. Chi è lui? Chi è? Chi sono, ragazzi? Come chi è? Super Day Tra... Guardate il Free Spencer giapponese. Sì, è deforme come il Free Spencer. Scusate, chat. Voi avete grosso pisello. Donna americana. Of course. It's been 10 years since Devil May Cry 4 was released, and fans are asking for a true sequel. So this is our response, loud and clear, that we hear you. Devil May Cry. Beh, avranno cominciato a farlo dopo il Devil May Cry vecchio. Che, Madonna, questo ma che qua. Ma perché lui il. Scusa, fermati, ma il director non era coso, forse solo i primi due, non era Miguel. No, vabbè, poi l'hanno tolto. L'ha fatto, mi sembra... Il primo, so we've scanned fully costumed il 1 e il 3 ha fatto. Il 4 già no, oppure forse pure il 4. No, che potrebbero vendere, diventare bei giochi, fai fare agli altri. So we've gathered the best lines. Aspetta, forse il 4 è più platino, sure non mi ricordo. Se... Poi c'è stato quello di Ninja Theory e poi. E questo chi l'ha fatto? Ninja Theory sempre, no? No, in realtà pure no, questo non è Ninja Theory. Anche perché adesso è un team di Microsoft, quindi non credo che si metta a fare progetti. La cosa interessante è che in realtà in Ninja Fury c'è un sacco di progetti allo stesso tempo, così diventano tutti di Microsoft. Comunque in chat dicono che la bomba sarà il gameplay di Cyberpunk a fine conferenza. Parlano di questa cosa. Si dice questa cosa. Comunque niente, stanno cercando di acchiappare il Giappone questi. Cos'è sto trailer fighissimo? COS 2, dai. Vabbè, non è un'espansione, ma no. Cappello. Che bello, cappello. Buonanotte. Ah, femmina, hai visto Mattia, sei contento? Ho già comprato. Ci hanno messo le donne. E questo è il E anche del frocio, vedi? Tutti ci sono.
Che bello quel giallo, che bello quel giallo così. È l'espansione, quindi. Exclusive. Se fate vedere qualcosa di nuovo, però. Ma io non capisco. Di bello. Che cazzo, qualcosa di bello, io voglio. Oddio, raga, no, raga. Fingi un publisher indie, questo è figo. Quindi la barba è subito cresciuta. Ma non sulla faccia. Questo è bellissimo, ve lo ricordate? È bellissimo, sì, questo. Sì, mamma mia. Graficamente era bellissimo. Polpetta frocetta, sì. Ma non l'hanno fatto io. Ma guarda, carino, che bello. Guarda, che carino. Mi ricorda qualcosa leggerissimamente. Ma... ho un déjà vu. Guarda che bello. Guarda che è bellissimo. E questo è esclusivo? So, per questo gioco il creatore ha scritto una lingua nuova che devi decifrare, ecco, nel gioco. E mi sembra che l'abbiano già fatto, però vabbè. Vabbè. Si può fare due volte. Aveva fatto il vecchio Phil. Sì, sì. No. Sì. Tempo reale, vabbè, dai, è Zelda. Zelda è contrafezzo, dai. È Zelda bello, però. Mi piace che anche il trailer è scritto nella lingua del gioco. Speriamo che sia divertente. Se il divertimento sia scritto nelle... Guarda i miei mini pony che fanno lì. I dei. Quello è palese. Una droga, dai. Beh, dai, è figo. Ah, no, figo. Bello, bello, mi piace. Funny. That tiny fox in a big world is a prime example of the reach of gaming today. A labor of love conceived and created by a single developer in Halifax, Nova Scotia. Uno solo l'ha fatto? Is today commanding gaming's largest porca space. Droga. Whether you're sharing the adventure of a tiny fox with computer, dopo vanno a giocare là. No, sono tutte Xbox, prima ci hanno fatto. Sì, può essere che ci fanno il super multiplayer di Battlefield 64 contro 64. Ah, forse sono quelli della rimangono lì per tutti i giorni. Non l'hanno provato. Tanto ce ne hanno così tante in vendute che devono mettere da qualche parte. Mi capite questo console launch? And there's real meaning in sharing our love. Vuol dire che esce Xbox e due mesi dopo su PS4. Ah, due mesi? No, vabbè, il contratto di solito è 6 mesi. Oh, se non una settimana dopo, insomma, se vogliono rispondere. Eccolo. Fru 2. Fru per banca. Dai, se a fare il logo CD Projekt è quello. Bandai Namco, Vince. Bandai Namco. Ma chi cazzo di non ti hanno fatto entrare il mio last trip in Japan? Ma chi cazzo, ma chi la vuoi dare a bere? Vediamo un po'. Ma secondo voi Phil Spencer sulle giostre lo manda? Comunque queste non sono manche esclusive, cioè sono trailer semplicemente che sono i primi a mostrarli. Che rivedremo in altre conferenze. Attenzione! Ma che è Sonic? No, è coso, ragazzi, è One Piece. Inferno 2. Non è piace. Quello era One Piece. These worlds questo è Dragon Ball. Che hanno fatto? Il picchiaduro? Things have changed. Air Gates 2, che è? Ma sarà Dead or Alive, no? Ecco, i personaggi One Piece. Naruto! Eh sì, è stato il picchiaduro con tutti i personaggioni. Are the heroes we could only imagine uniting to fight for our survival. Gogo! Ah, che è? Freezer! Ciao, Freezer! Eh sì, hanno fatto il picchiaduro con tutti i personaggi Jump. È figo, dai. È l'idea. Era già uscito un coso del genere. No, scusate, c'è Smash Bros. Che è così bello, come fai? Quello è il re. Smash Bros. È bellissimo, ma lei non capisce un cazzo. Va bene. Se hai dei picchiaduro, ma magari riesci a fare delle cose divertenti come Fighter. Dai. Sì, sono i giochi che rispondono a quelle domande che se fanno i bambini, tipo, ma se combatto? Sì, esattamente. Goku! Ma cosa è Naruto? Sì, vabbè, ma chiaramente il gameplay non esiste, suppongo. Vabbè, sarà un picchiaduro in corso. Mamma mia. Guarda chi c'è! Unite. Però è super bellissimo, non lo so.
L'hai visto chi c'è? Hey. Dai, c'è pure quello dei Yagami. È tipico personaggio da picchiaduro, eh? A me però sta coccoso. Something permanent except change, Eraclito. Mamma mia, però che palle sto mondo fatto sempre di morte, di cose, spaccato. Sono tutti uguali. Che mancano gli alberi. Ma che cosa c'è di meno? Ci sta. Regà, questo è Fallout 33. Ma tra Rage 2? O un altro gioco? No, no, questo è Brink, ragazzi, ve lo dico io. Brink 2, così. Sì, vabbè. Il successo che c'ha avuto Brink, guarda. Esatto, una gran decisione. C'è stata la corsa a finanziare il seguito. Ragazzi, io vorrei ricordarmi che domani vabbè, ci sarà. Light. Ah, poi. Light 2. No, è Deadline, è quella roba lì che fa, sì, quella che fanno. Sì, è quella di Light Dash 2. Pure quello. Ecco, questo è il gioco. Allora, ok, che ha venduto un sacco di milioni di copie, quello ci avrebbe senso. Dying Light, sì, è andato bene. Ah! Quindi diventa colorato. Ah. Ma poi c'è arrivato il logo? No, tutto nero. È Dying Light. Dying Light 2. Potente, però. Il primo era bellissimo. Pure questo uscirà mezz'ora prima che su PlayStation 4. Regà, Cristian Pallone. No, regà, Alaloff. No, cioè, che no. Non ci credo. No. Se vi annunciato Alaloff, ti giuro, se vi annunciato Alaloff, adesso do un bacio se a Belli. Se annunciano così... scusa. Alberto Avellone, eccolo. Cristian Albertone. Sono in ritardo rispetto a voi. No, lavora con Techland. Dying Light. Dying Light 2 is everything you'd expect from a bold sequel to first game. Sto lavorando anche un altro gioco. Esatto. Se lo hanno un Techland e anche su Alberto. E un saluto agli amici di Street Lane. Cioè che lui è stato comincia a dire... Come cazzo si dice? Vabbè, non mi viene. ...a unforgiving reality that we call the modern Dark Ages. Today, however, we want to give you a look at one of the impressive new features of Dying Light 2. A technical and narrative advancement for the franchise. Avellone, non ci interessa che tu parli di questo, su, lo sappiamo tutti di cosa vuoi parlare. Comunque la stessa camicia di Phil Spencer. Si chiama la tagliata. Sì. E comunque però c'è il fisico meglio di Phil Spencer. No, fanno le prove di un gameplay. Il parkour era figo di Dying Light, no, Cosa? Il parkour. Era... Sì, era bello. Allora, è un gioco... Ma a me il gioco non mi faceva impazzire, però vedevo un sacco di gente intorno a me che era molto molto presa. E il gioco è andato benissimo. A me l'esplorazione era stupenda. Ma più che altro Dead Island era preferiva. Sai, peccava proprio sulla parte narrativa, però se si è messo in mezzo a Avellone potrebbe essere migliorato parecchio da quel punto di vista. Sì, perché narrativamente era banalotto. Vabbè, ma che sta, non era pulcro. Sì. Scelte multiple. Sì, vedi, c'è subito messo lo stampino. Capirai, lui non vede l'ora. Eccola, la scelta multipla. Tra ucciderlo con un colpo in testa. Con esatto. Le possibilità, ragazzi, le possibilità sono infinite. Immaginate un Tetris fatto da Avellone. Ogni pezzo ha una storyline, una moglie. Quando gli incastri esplodono. Dio alla mia famiglia che li amo. La cosa che mi spaventa è questi giochi sempre il combattimento corpo a corpo con le armi, che è una roba che fino adesso non ho mai visto. Dark Messiah of Might and Magic è divertente. Infatti in Dishonored invece ve lo ricordate Messiah e basta con l'angelo, era no, era bello Dishonored 2.
quel problema delle mani, non c'hai, cioè, che non c'hai la sensazione della quello di Phil. With water being a precious currency. Ma questo è vero, però questo è irrisolvibile, perché non... Quindi, beh, generalmente il trucco è che se ci sembra vicino devi poterlo colpire anche se non ha senso nella realtà, perché non riesci a capire veramente. Però quante volte ti riduci, quando gli sbatte contro e quando sei in contatto meno, è terribile come... Sì, sì, è vero. Avete visto quanti incroci narrativi c'erano? No, mi sono perso. Dai, la notte ci sono i mostri. Vabbè. Quindi Detroit Light 2. Detroit con gli zombie. Bello Detroit. Esclusive World Premiere, dai, su. Microsoft. Faccia sognare, Microsoft. Oddio, questo sembra figo. Abbiamo perso Bruno? Certo. Ci sono. Bruno. Avete detto Tenchu troppe volte. Sono roba di fumetti, ragazzi. Sì, infatti mi sono offeso, vaffanculo. Sì, vabbè, dai, godiamoci questo... What Remains of Edith Finch 2? No, Tree of Views, la tartaruga ninja. No, è il pigiamasso, te lo dico io. Le super kick. Che cos'è questa cosa? Magari. Oddio, era più bello il testo. Le tartarughe ninja? No, Battletoads! Ma che stai a dire? Vabbè, conoscendo Microsoft, l'anno scorso non vi preoccupate, era cancellato. Con la citazione a livello difficilissimo, quello delle moto, avete visto? Questo sembra pubblicità a quelle dei film anni 80. Che non esiste la grafica. Manco ci vuoi vedere il gioco. Che grafica è? Che non esiste? Non esiste la grafica 2.5D, però ok. I test erano 4K, 5D a 4K, esatto. Guarda, proprio una voglia di un gioco così. World Premiere. Mirko, lo sai che ti piacerà molto come... Bellissimo, lo so, tutti... esatto. Cos'è questo? Just Cause 4, Just Cause 4. Qua c'è la super grafica, attenzione. There was no fear. Pure questo, no failure. Bellissimo il 3, Questo. Bello. A me non è più tantissimo. No, ma a me è proprio mannagliato. Esatto. Ma mannaggia la puttana. Was ready for it. Square Enix, quindi è Just Cause, sì. The Black Hand. The Black Hand. They are the world's most powerful private army. Not even they should fear what they've created. Poi non è una roba tutta cazzona, qui è diventato super serio. Ma sicuramente sarà cazzone, già lui sicuro. È la fine lui. No, però lo vedo anch'io più serio. Sì. Bella sta traccia, bella sta traccia. Ma praticamente hanno usato gli asset di Advanced per... Esatto. Quindi, comunque dai, il 3 era venduto come questo gioco in cui potevi fare 2000 combinazioni creative, ma in realtà erano tipo 5. Sì, tipo lega la mucca all'elicottero, lega l'elicottero. Che era comunque anche complicato loro... anche lì da... Loro sono i Michael Bay del mondo dei videogiochi. Loro avevano fatto anche Mad Max, erano loro, no? Sì. Quello era molto meglio. Sì. E stanno facendo adesso un sparatutto in prima persona. Lui è esatto. Quell'incrocio tra Bulletstorm e... Sì. Con i robottoni giganti in la Svezia dagli anni 80. Mamma mia. 4 dicembre. Oh, esce a dicembre. Che sentono tutti gli ABBA. Esatto. Gli unici che hanno il coraggio di affrontare Red Dead Redemption 2. World con la fortuna. Ma sì, perché tanto uscirà poco Game Pass, uscirà World Premiere, vediamo. Gears of War. No. Così a bomba proprio. Oddio. No. Gears of War su Switch, raga. Ma vai. Alessio. Alessio dei One. Ma Gears of War con i Funko, ma che cazzo. Vi hanno un quello che ha fatto i Funko. Vabbè, c'è brutta a cui piacciono i Funko. Nessuno. Ma è qualche ritardato forse. A me. Mi piacciono veramente qualcuno. No, raga, questa è la più grande delusione, penso, un fan di Gears of War. Se spaccano le sedie e comincio a tirargliele a spingere. No, ma sentite che silenzio. Esatto. Per fortuna che riesce arriva Rod a dire è un gioco mobile, ma che pensa Blesinski gli sono presi degli attacchi di che producono accesso immediatamente. No, dai, vi abbiamo preso in giro adesso.
sarà lì davanti al televisore e io sono fallito, Mark. Che bestemmia in italiano come già finito. Ma lui non era dietro anche Doom, non sbaglio. And that's why today we're announcing Gears Pop. Lui è Jack Jackrabbit a cominciare. Lui era anche dietro l'assassino Kennedy. Era quel ciuffo che si vedeva spuntare dietro. Ma questo è quello di Vile? Ah no, ok, ok. No. You create a whole new squad. È sempre un po' così lo presenti il nuovo. Oddio, oddio. Adesso portatico. È mobile. Sì. Ma non ho capito, i Funko cosa c'entravano? Era un altro gioco ancora? Quindi adesso due giochi in mobile presentano, i fan saranno felicissimi. Ma no, ma penso che questo sia... Xbox One. Oddio, non sembra... Sì, sarà come la volta. Comunque, Simone ci chiede una playlist con tutte le musiche usate nei trailer. Tanto la faranno sicuramente. Eccolo, Gears 5. Ma ce lo mostrano o no? Il logo. È strano perché non è. È strano perché non ha un cappello ed è seduto nell'audience per annunciare questo gioco. As Kate, a me è stato spiegato. Nella loro tattica di comunicazione fa vedere due giochi orribili prima e un logo esatto. Live. Non era forse ma no, vedrai che ci saranno del gameplay. E nell'attesa voi giocate anche a queste due mondezze qui. Ragazzi, dai calmo, lo fanno vedere, stai calmo. Non possono permettersi di fare errori. Lo stanno facendo vedere, mi. Sì, ok, però. Le donne, guarda le donne. Sei contento, Mattia? Questo è un classismo. Io compro solo giochi con le donne. Neri e donne in un solo trailer. Se mi danno un personaggio che è una donna è pure nero, lo compro due volte. Comunque, ma però deve essere omosessuale, anzi, gender free come pansessuale. Gender fluid. Comunque, mo' mi fanno ridere che sono nella neve, quindi si sono fatti le bianche con lo scaldotto sopra. Comunque, uno dei miei primi nick sui forum di Xbox dei videogiochi, eccetera, era Carmine. Era Tenchu 2? No, era Carmine, sono perché Fenix. Chi è questo? È il figlio di Fenix? Il figlio di Fenix. Il protagonista è Kizzo Portato. Kiwi si chiama. Kiwi Fenix. Nella chat ovviamente da scrivere girl, girl, FF, ovviamente tipo Racci. Just slow down. No, Foz is right. Messi male. He's dead, man. Però è bello, eh? Che vuol dire che scrive una F in chat? Female. È la stessa scena che c'è nel 2 quando muore. Vabbè, ma è una scena di gente che piange. Fate sentire che sta dicendo. Bella sta traccia, sì. But I think they were messages. Ma quella è una svastica fatta male? Something's happening to me. Ma c'è Marcus Phoenix pure. Marcus così. Cioè pure nel quarto. Che uguale bottura, tra l'altro. We'll deal with this later. Foz round these people up. Ah, quindi il figlio è la barba e quindi ce l'ha fatto. È più giovane lui del figlio, credo. Ah, quello è il figlio. No, quello c'è un problema di proprio. Quello con la barba è sì. Io c'ha questo, mazza, troppe vignette. Ah, ma i personaggi sono basati su Phil Spencer? Questo spiegherebbe tante cose. Hanno fatto il mock-up di Phil Spencer. Per la donna sì, Però hanno fatto meno massiccio rispetto al solito. Comunque sti trailer non so se magari so io però sono noiosissimi dai. Perché non stiamo sentendo che dicono. Ma no, è perché Gears of War non ce ne frega niente. Ma perché Gears of War si devono ammazzare, che c'entra voglio vedere i mostri, le sparatorie. Poi convinci presentando quattro. Io non capire, non mi chiedere, io non capire. Non sbagli. Ragazzi, ma mi sembra strano non ci sia nemmeno un albero in questo trailer. Comunque c'è una donna e un negro, Mattia. Ho detto, infatti ho già preordinato tre volte. Allora, per ogni personaggio mi aggiungo di una minoranza, io compro una copia, funziona così. Comunque è l'anno del freddo,
Sì, è tornato dopo Dead Space 3. Cosa stanno facendo? C'è anche tempo di divertirsi. C'è anche la giungla. Marco. Quindi, raga, Gears of War Odyssey. È finalmente arrivato. Tarantana, c'è pure lo zombie, ma che è? Oddio, ma che è sta cosa? God of War, God of War improvvisamente. Ah, è tanto la... guarda che bello. Comunque c'hanno questa protagonista femminile, quindi ci saranno polemiche a non finire su sta cosa. Non vedo l'ora. Ma in quale soprattutto, ragazzi, nella guerra di God of War non c'erano le donne, quindi... Questo è vero, non è realistico. Momento. No, dai, hanno messo i clicker. Le animazioni sono fighe. No, è molto figo. Ragazzi, in chat Fiordo Canadese ha scritto: Sibo, capisci che sei in una fetta di mercato di quelli che gridano bella sulla traccia quando parte un trailer? Che fetta di mercato è? Voglio tipo il cappello, non posso vederti con quella puttana in testa. È quello di me. Nella chat delle 3 uno ha scritto: certo che andiano proprio noi nerd, eh. Vabbè. Perché una donna? Sì, una donna è un nero, dai. Cioè, veramente pieno. Ormai provocazioni in ogni trailer prima, per questi poveri nerd. Cioè, capito che solo avere una donna è una provocazione, siamo messi benissimo. Sono io. Bruno ormai dorme. Sei tu che te lamenti. Ma io non mi sono mai Ciao Bruno. Buonanotte. 50 games. 18 titles. Ma è finita. No, ma che è finita? È un po' confuso Bruno stasera. Beh, hanno chiuso col gioco loro. No, fatemi un po' di ping. Dai, fatemi sto po' di gaming portfolio in every genre. Range and subject in dovrebbero riequilibrare lanciando un Tomb Raider con un uomo. Tipo si chiama Uncharted. One of these plays best on Xbox. Dai, su Phil. Sì, che the c'è World of Gaming is on an historic growth path. Where the Aladdin is met with the increasing creative power of game development. Stai zitto. In ora this significant moment, we are constantly challenging ourselves. Where eccolo, can eccolo. We take gaming next? Il cloud. Our answer? We commit and harness the full breadth cloud. Of our resources at Microsoft to deliver on the future of play. Our experts in Microsoft research are developing the future of gaming. Dai, Gillo, so. Comunque so è vero, c'è la stessa camicia di quell'altro, solo aperto. Enjoy will be even eccolo, more rich Microsoft AI and more immersive. Microsoft our cloud engineers are building a game streaming network cloud. To unlock console quality gaming on any device. Ci dovranno arrivare, non ci hanno messo un sacco di soldi. That, sì. We are dedicated to perfecting your experience everywhere you want to play. On your come Xbox, funziona. Your PC, okay. Or your phone. Sì. And of course, quindi tutte le esclusive che hanno annunciato, potete giocarle anche su PC. The same team that delivered unprecedented performance with Xbox One X. Il vostro telefono. Is deep questo è potente. Architecting the next Xbox console. Where we will once again ha detto la prossima console Xbox to set the benchmark for console gaming. Ah, cazzo. And let's talk about our games themselves. We are committed to building an industry leading first party studios organization. And as you saw earlier, we are making one of our greatest single year investments in teams. Ha detto io sarò il CEO degli italiani. È l'anno dei videogiochi in Italia, ha detto, mi sembra. Our company, our technical resources, so we can declare to you today and next year. Ma allo infinito non hanno fatto gli assolutamente un cazzo, solo il film al computer. You will always experience the best in gaming. On Xbox. Dai, fatemi vedere un ultimo trailer, su. Non potete finire con Phil Spencer, no, non può essere. Fanno vedere un ultimo trailer di Phil Spencer. Dai, Dante Inferno 2, dai. È antesteria. To become. Together. Thanks. Together.
and have a great Easter. Dai, su. Eccolo, eccolo, guarda con l'interruzione. Cyberpunk. Eccolo. Magu sarà esplendendo. Porca troia. Dai, questo lo aspettate. Raga, io vi muto. Sì, ti zitti tutti, eh. Project. Sì, eccoli. Però proprio di no. Arriva, ecco ragazzi, c'è il cappellino nuovo. Dai, guarda che figata. Molto bello. È finito qui, ragazzi. World Premiere. Oddio. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues: sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. This city's always got a promise for you. Might be a lie, an illusion. It's there, just around the corner, and it keeps you going. C'è qualcosa di GTA, qualcosa di Ready Player One. It's a city of dreams. Il scenario è fatto, è proprio il cyberpunk bello. Sì, quello classico proprio anni 80 puro. C'è qualcosa. Sì, no, bello. Al gameplay. No, questo è stato un attimo. E poi porca puttana, se non mi fai una storia bella con un'ambientazione del genere. Qui per forza che ci devi mettere la storia, scusa. Che dice, stanno pure i veicoli? Da l'idea di essere una specie di GTA. Poi boh. E beh, sai cosa capire. Sa? Però hai visto che. Beh, figo, figo. Che colpaccio che è tutto. No, ma la figata è che è iper solare, non c'è un goccio di pioggia. Sì, sì. No? Sì, sì, sì. Cioè? Ottima cosa. È che non è il Cyberpunk, te lo immagini sempre la pioggia, sì, no? Sì, sì, alla Blade sì, Runner, vero. Cioè, è vero, proprio luminosissimo, colorato. È tutto giusto. Allora, comunque, chiaramente GTA Cyberpunk. Cioè, chiaramente. Però sembra molto figo. Magari sono tutte cazzine, poi invece non c'è un Beh sì, è nelle corde di GD Project. Ma si guarda che se a me avessero fatto un The Witcher in cui non salti dappertutto con l'ambiente, quella fa meno bene. Beh, ricordava molto il motore di The Witcher, eh. Dai, non era male, comunque come conferenza ha tenuto botta d'ore, cioè, sì, diciamo che ci arriverà. Non era male per niente, però qualcosa di veramente emozionato c'è stato. No. Però cioè, Microsoft già avere dei giochi, delle cose da vedere, eccetera. È stato il silenzio gli ultimi sei mesi. Diciamo che adesso come adesso puoi pensare alla console, prima non esisteva proprio. No, questo è vero, diciamo. E chiaro che stanno cercando di combattere Sony facendo i loro studi, però la domanda vera è perché non l'hanno fatto 4 anni fa. Però vabbè. Ma perché loro hanno pensato più a diventare una specie di fornitore dei servizi, però hanno tralasciato completamente quella parte, adesso hanno cominciato a reinvestire. E vedi quanti studi si sono comprati. Con la cinghiale, con il cinghiale fotografa, mi sa che lo fanno vedere quelli Ubisoft. Cioè, ma Bethesda... Beyond Evil, Bethesda c'è qualcosa? C'è qualcosa di cui essere emozionati? Perché Fallout l'hanno più o meno già mostrato. È meglio dormire. Secondo me presentano o la nuova IP, quella che deve fare a Starfield, una cosa del genere, o il nuovo Elder Scroll stanotte, cioè potrebbe essere pure quella durerà 2 ore di conferenza, quindi mamma mia,
faranno vedere un sacco di gameplay, quindi... Vabbè, quindi chi c'è dopo alle 3 di notte? Io no. Io dopo. Io devo metto notizie per Multiplayer a quella. Matteo ci sei? Niente. Comunque, su Cyberpunk ci sono degli italiani che ci lavorano, eh? Il lead artist di Last Day of June... ha fatto della grafica che avete visto nel trailer, perciò orgoglio di patria. Comando. È l'anno dei prima i nostri grafici. Esatto. È l'anno dei videogiochi italiani in Polonia. Ci piace? Oh, ci vediamo alle 3. Ciao ragazzi. Vado a dormire. Ciao ragazzi. Ciao. 15 alle 3 ci ribecchiamo. Sì, io ci metterò a sveglia alle 3. Sì, pure io. Vomiterò sicuramente. Ma fate la diretta qualcuno? E se c'è... Siamo solo io e Mirko, non lo so. C'è Matteo che trasmette, sì, però se non c'è lui... No, scusa, io di fare il... la nottata. Vabbè, a dopo. Ciao, ciao. Ciao Mattia. Ciao. Io mo vedo ciao. come fare, perché magari su c'è pure Sony poi dopo domani. Sì. Sony la voglio vedere. Pure quella devo seguire. Per... Sony alle 3 sempre. Secondo me quest'anno Sony sarà un po' più debole. Alle 3, sì. Non so perché non. Ma come che... ci sarà Spiro? Che cazzo dici? Sì, ma non deve dimostrare niente, poi... Come no, bellissimo, Spiro. Beh, ci sarà Spider-Man, Spiro, Final Fantasy forse qualcosa, Shenmue dovrebbero fare del gameplay. Adesso mi riguardo su tre Cyberpunk. Però... Ma allora questa conferenza, come vi è sembrata? Ma dai, non male. A me è piaciuto. Dai, buona. Ma tanto, poi, diciamo, ogni volta è così, diciamo, bella la conferenza Microsoft, poi viene quella Sony. Ah, sì, sì. Ma beh, per ora per me... comunque era veramente, secondo me, quello che si è visto. Di... Quello del coso, e quello lì di From Software. Sony domani dovrebbe annunciare pure qualcosa di From Software, a meno che non facciano solo un gioco. Penso che a sto punto dici che faranno cosa? Bloodborne 2? Sarebbe una bella bomba, due giochi usciti così loro. Va, mi sembra un po'... Un po' tanto. Matteo, ma allora tu ci sei dopo, no? Penso di sì. Addirittura ci distrugge, ha mandato il comunicato. Ci sei, male, eh? Io non ci a quest'ora di notte. Pensa tu, li ha costretti a lavorare a quest'ora. Pure in Italia. Grande CD Projekt. comunque è una roba potente il trailer. Beh, sì. Di cosa? Più che altro che ti fa vedere veramente tutte le ambientazioni, tutte le situazioni che potresti trovare nel gioco. Sì, però non si è visto un cazzo di gameplay. Ma sarà il gameplay con The Witcher, ragazzi. Se vuoi che Bruno va in giro per la città, spari... The Witcher con le pistole. Sarà che comunque il 90% degli altri trailer, pure dei giochi a mondo aperto, sono post-apocalittici... Scenari innevati, giungle, invece questo comunque... Guarda, mi ha colpito parecchio il fatto di questa città così... Bello, sì. Non si sono nascosti nelle tenebre. Piuttosto... Dai, perlomeno, se tu ti aspettavi di vedere la solita roba, la Blizzard, ho spinto te la direzione completamente opposta. Piuttosto, ragazzi, la bombettina di dire Xbox Everywhere su tutti i sistemi, Microsoft AI, eccetera. Sì, quello è sicuro. Quella è la nuova Microsoft. Cioè loro... A me quello pare molto interessante. Il piano B che già ipotizzavamo tempo fa di mollare Xbox come piattaforma e dire tanto un PC con Windows ce l'avete tutti e quindi i nostri giochi li potete giocare tutti con Game Pass o acquistandoli singolarmente, eccetera. Alessio, ma nel momento in cui vendi il servizio
e vai sulla piattaforma che consente a tutti l'accesso, fondamentalmente. Esatto. Però questa roba è molto interessante, perché così pure io che non ho un Xbox e non sono interessato a comprarla e ho PS4, il singolo gioco che esce che mi interessa me lo compro su PC. In 2077 they voted my city the worst place to live. Se vuoi giocare il su mobile, se stai in un posto con una connessione buona mobile, giochi su mobile invece che giocare su... Probabilmente è il piano B più interessante di Microsoft, secondo me, più che la console nuova, mi interessa di più questo. Ma secondo voi quella roba di Cyberpunk era vera? O... No, sì, assolutamente. Perché c'è scritto in game footage. Allora, le spiego il trucco dei filmati in game, quelli quando scrivono in game e poi sembrano in computer grafica. Sì, effettivamente li fai col motore del gioco, solo che... Adesso i motori grafici ti consentono di attivare una serie di effetti che poi nel gioco non ci finisce. Tipo, che ne so, devi fare uno screenshot per una fiera, non è che fai, lo fai col motore di gioco, l'immagine la monti col motore di gioco. Poi, che ne so, attivi 10 fonti di illuminazione invece di attivarne una, due, che saranno quelle che poi ci saranno nel gioco, e dai maggiore profondità all'immagine, spari tanti alias in modo folle. E quello sì, l'hai fatto col motore del gioco, però poi c'è tutta una serie di accorgimenti. Considerate che chi fa sta roba c'ha accesso al progetto, ma fa solo questo, cioè fanno i trailer, studiano le inquadrature, accendono, spengono luci per vedere come vengono le immagini e così via, insomma, non è che fanno altro. Spesso non sono neanche sviluppatori, sono proprio filmmaker o grafici dedicati a fare... Il materiale che arriva in fiera è tutta, cioè, tutta finta, è tutta roba finta, non c'è niente di vero. Ci sta. Ci prendono in giro. Ma che faccio? Oh. Chiudo la live? Ma sì. Ciao live! Ciao live! Ciao. Con questa nota, Mike, about...